Ci siamo, l'Inter è partita, ora tocca a noi, andiamo. Direzione Verona. Ci siamo quasi, ragazzi. Ciao a tutti, amici nerazzurri. Eccoci qua, ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati a Verona, adesso giretto per la città. Passeremo dallo stadio, però è ancora molto presto, è circa l'una. Piccola pausa pranzo. Mangeremo sicuramente e poi sarà il momento di pensare a Verona Inter. Ed eccoci all'Arena di Verona. Giretto al volo nello storio dell'Hellas. Piccola pausa per pranzare con il magnifico spritz. Eccoci arrivati al balcone di Giulietta. Di passaggio anche a Piazza delle Erbe. E per chiudere Castelvecchio. Giro turistico finito, è tempo di pensare a Verona Inter. Oggi Tommasi Auto ci porta allo stadio. Tommasi Auto è il più grande rivenditore multimarca indipendente in Italia, con sedi a Verona, Guidizzolo e Roma. Vi lasciamo il loro sito in descrizione, mi raccomando, andateci a dare un occhio. Noi innanzitutto li ringraziamo di cuore. Grazie mille. Perché ci faranno essere presenti al Bentegodi per questa ultima giornata di Serie A, ultima partita della stagione. Adesso entreremo con i biglietti in mano e ci godremo tutta questa grande esperienza. Venite con noi. Ragazzi, questa sarà la nostra hospitality per oggi. Ci siamo, siamo all'interno, ecco la nostra strada per l'hospitality. Vediamo come sarà. E ci siamo. Direi che ci siamo. Mettiamo il braccialetto ed entriamo. Grazie. Grazie a te. Grazie mille. Si entra. Spettacolo davvero. Qui tutta la zona beveraggio con vista campo per tutta l'hospitality. Appena entrati in hospitality, davvero carina. Adesso primi bomboni della serata. Vi facciamo vedere cosa c'è da mangiare. Mangeremo e poi sarà il momento di entrare. Direi che il mangiare non manca, perché tutto questo bancone è pieno di cibo. C'è anche qualche tavolino e la cosa più bella è questa qui, ragazzi. La vista sul campo, spettacolare. Noi dovremmo essere qui più o meno in prima fila. Siamo davvero sazi. Dopo aver mangiato e bevuto tutto ormai. Adesso entreremo perché l'Inter è già in campo per il warm up. A brevissimo, sta entrando l'Hellas Verona. E allora entriamo a prendere posto e a goderci il pre-match. Ci siamo ragazzi. Ecco le due squadre in campo per il warm up. Questa è la visuale, vero? C'è la grata in mezzo, però diciamo che non è assolutamente male. Le due squadre stanno rientrando negli spogliatoi dopo il riscaldamento. A momenti la lettura delle formazioni, l'ingresso in campo e il fischio d'inizio. Inizia la lettura delle formazioni, arbitri, formazione Inter e poi Hellas Verona. Formazione Inter, bombone da parte del settore ospite, risponde fischiando la curva dell'Hellas Verona. Bellissime le grafiche. Festeggiano oggi la salvezza della scorsa giornata i tifosi dell'Hellas Verona, ecco la loro formazione. Si entra in campo. È cominciata Verona Inter, ultima giornata di campionato, dai. Marco Arnautović a 9 minuti e mezzo dal fischio d'inizio sblocca la partita e porta l'Inter in vantaggio 1-0. 16 minuti e 30, pareggia l'Hellas Verona 1-1, gol di Nosri. La curva nord ringrazia il presidente Steven Zhang con questo striscione. L'Hellas Verona passa in vantaggio al 37 minuto, gol di Suslov e 2-1. In pieno recupero ancora Marco Arnautović, è 2-2. Finisce qui il primo tempo, è 2-2. Ora noi con il braccialetto andiamo in ospitalità.
Eccoci all'interno dell'ospedale, di dovrebbe esserci il dolce, adesso lo cerchiamo. L'abbiamo trovato cocco e cioccolato. Torta al cioccolato cocco, buonissima. Adesso torniamo al posto perché sta per iniziare il secondo tempo. Ci siamo. È cominciato il secondo tempo di Hellas Verona Inter, ultimi 45 minuti della stagione. Sostituzione Inter al 22esimo. Esce Emile Audero, entra Raffaele Di Gennaro, debutto in questa stagione, debutto con la maglia dell'Inter in prima squadra. In bocca al lupo per questa mezz'ora di gioco. Con lo scavetto Alexis Sanchez, 3-2, ma è fuori gioco! È fuori gioco, allora il risultato che rimane 2-2, in pieno recupero. E finisce qua, finisce la stagione, finisce il campionato con un pareggio al 20esimo di Verona. Bellissimo clima perché loro stanno festeggiando la salvezza, l'Inter invece campione d'Italia. Adesso andrà a ringraziare il pubblico che anche oggi ha riempito il settore ospite. Allora ci godiamo questa atmosfera e poi chiudiamo il video. Questo è il clima Verona, la curva dell'Hellas che canta, l'Inter invece che va sotto la curva ad applaudire il settore ospite. Finisce la stagione 23-24, ragazzi, è stato un cammino fantastico, stagione molto incredibile, avremo il momento di riviverla insieme anche su questo canale YouTube. Intanto alle nostre spalle il giro di campo dell'Hellas Verona con la maglia della salvezza, perché la stanno continuando a festeggiare. È sceso il Frosinone alla fine, ma quello è un altro discorso. Hellas Verona Inter finisce qui 2-2. Ringraziamo Tommasi Auto che ci ha dato la possibilità di essere qui oggi. Grazie mille per l'opportunità. Vi invitiamo di andare sul loro sito che trovate il link in descrizione. Questo era il nostro video di Hellas Verona Inter. Se vi è piaciuto mettete like, commentate, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Attivate la campanella per seguire tutti i nostri video e tutte le nostre live, ragazzi.